Non c'è niente di comparabile al brivido che si prova quando si guida una moto, ma essere in sella a quelli che sono considerati dei veri e propri capolavori dell'ingegneria e del design, se non addirittura delle opere d'arte, ha il suo prezzo. E voi, quanto sareste disposti a spendere per comprare la moto dei vostri sogni? Fiddy Urbane presenta le 5 moto più costose del mondo. Harley Davidson Cosmic Starship. La Cosmic Starship è un pezzo unico dal prezzo strabiliante, ben 1.500.000 dollari. Si tratta di un Harley Davidson V-Road, dipinta nel 2010 dall'artista americano Jack Armstrong, i cui quadri sono valutati normalmente tra i 2 e i 6 milioni di dollari. Per creare quest'opera d'arte su due ruote è stata usata una tecnica particolare che prevede vernice acrilica e 37 mani di clear coat. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il motore è un V2 da 1400 cc, che fa volare la moto a una velocità massima di 306 km/h, che probabilmente rendono quest'Harley l'opera d'arte più veloce del mondo, sempre che esista una categoria del genere sul Guinness dei primati. Yamaha BMS Nemesis. Ci sono voluti 6 mesi a Sam Neme, il proprietario della BMS Choppers, per costruire interamente a mano questa custom unica dal prezzo record di 3 milioni di dollari. Il progetto è partito da una Yamaha Roadster 1700 che è stata totalmente rivoluzionata per assumere una forma che è stata definita dallo stesso costruttore come quella di una moto aliena. L'unica cosa rimasta invariata è il motore V2 a 48 gradi da 1700 cc, in grado di spingerla fino a una velocità di 322 km/h. Il modello finale ha una lunghezza di 3,3 metri con una ruota posteriore di 360 mm, presenta numerose placcature in oro 24 carati, sedili rivestiti in velluto rosso e LED che illuminano le gomme. Un pezzo così unico che attualmente risiede in un museo. Ecos Spirit ES1. Prodotta in soli 10 esemplari e venduta al prezzo di 3.600.000 dollari, la Spirit ES1 nasce dalla collaborazione di 3 ingegneri della McLaren che nel lontano 2005 decisero di ispirarsi alle auto di Formula 1 per creare una moto in grado di infrangere ogni record. Il risultato, dopo 5 anni di progettazione, è una superbike capace di raggiungere la velocità di 370 km/h grazie al motore 4 tempi da 1000 cc che eroga una potenza di 200 cavalli. E se state pensando di comprarla, sappiate che non basta sborsare tutti quei soldi per salirci sopra, ma dovrete affrontare anche un corso di 2 settimane direttamente nella sede della casa produttrice. AJS E90 Porcupine. La E90 Porcupine è una moto da corsa d'epoca venduta a un'asta al prezzo record di 7 milioni di dollari. Prodotta in soli 4 esemplari, deve la sua celebrità al fatto di essere stata la moto con la quale Leslie Graham vinse il primo motomondiale classe 500 nel 1949. Il soprannome Porcupine, che in inglese significa porco spino, deriva dalla caratteristica alettatura dei cilindri del motore, un V2 da 500 cc che sviluppa una potenza di 48 cavalli con una velocità massima di 217 km/h, dati che attualmente farebbero ridere, ma che per l'epoca rappresentavano qualcosa di eccezionale. Neiman Marcus Limited Edition Fighter. La Limited Edition Fighter è, come dice il nome, un'edizione limitata a 44 esemplari della Confederate Motorcycle Fighter, che venne messa in vendita nel 2009 dalla catena di distribuzione di prodotti di lusso Neiman Marcus. La vendita avvenne tramite un'asta, il cui prezzo di partenza era di 110.000 dollari, che lievitarono fino alla cifra sbalorditiva di 11 milioni di dollari. Considerata da molti un capolavoro del design, la Fighter Limited Edition è costruita in fibra di carbonio, titanio e alluminio e monta un motore V2 a 45 gradi da 1966 cc raffreddato ad aria. Per quanto invece riguarda la velocità massima, si attesta sui 306 km/h. Secondo voi quale di queste moto è la più bella? La mia preferita è sicuramente la quarta, ma anche la prima non è niente male. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video.